buonasera. L'ospite questa sera di Acquario è Mario Merola. Dunque, in queste ultime settimane in televisione si è parlato molto di Merola e di sceneggiate napoletane. Sulla Rete 2 proprio Mario Merola ha interpretato L'Emigrante, no? Sì. Che è una delle sue sceneggiate. Poi sabato sera sulla Rete 1, in una trasmissione che mi pare si chiami Foto di Gruppo, si è parlato di nuovo di sceneggiate. Insomma, le sceneggiate sono state molto di attualità in questi giorni, ma sono sostanzialmente di attualità presso il pubblico, in quanto gli incassi di questi spettacoli teatrali sono degli incassi molto alti, no Merola? Sì, a Torino in 4 giorni ho incassato 54 milioni. Insomma. Però, quindi molto, cioè moltissimo, una media molto alta. Ecco, poi adesso spieghiamo bene che cos'è la sceneggiata, ma Merola ha anche interpretato dei film di questo carattere, no? I Mamma Santissima. Sì, Serenata Calibro 9, L'Ultimo Guappo. Ecco, L'Ultimo Guappo, ecco. Scusi, io non so se la telecamera poi in quale... Poi c'è l'ultimo, fresco fresco dall'America, Da Corleone a Brooklyn. Ah, Da Corleone a Brooklyn. Sì, con un grande attore americano, Van Johnson, con Maurizio Merli. Però, sì. Questo l'avete girato in America? Questa è una donna che ha... è una donna, la produttrice è una donna, la Infascelli, che ha voluto questa coppia, può darsi che la coppia di domani, insomma. La coppia di domani sarebbe lei con Van Johnson? No, con Maurizio Merli, cioè il poliziotto. Ho capito. Lei che fa invece, il gangster? Un boss americano. Fa il cattivo? Sì. Io non so se Forconi o Lombardi o l'altro cameraman riescono a vedere, scusi, non voglio prendere la mano, ma volevo far vedere questo brillante, è un brillante? Sì, ecco, è un brillante. È un brillante. Cioè voi diciamo amate... è un brillante. No, perché veramente chiamiamolo questo Camillo, qua... che cos'è? È un brillante? Beh, è un brillantino, veramente. È un brillantino, ecco. Ma voi amate portare al mignolo queste delizie? Sì, in genere noi del sud portiamo questo brillantino. Ma che cos'è? Un segno di ricchezza? No, veramente, caro Maurizio, è questo. Io sono stato in America a girare questo film. Il regista, Lenzi, ha voluto che io mi mettessi un'anellina al mignolo. Ecco. E mi sono comprato. Oh, e costa $16 per la cronaca. Okay. Ma lei solitamente invece nella vita di tutti i giorni non porta l'anello? No. Quando gira a Napoli per le strade? No. Però prima era un segno distintivo anche... Sì, prima si portava, ma adesso come si fa a anche, portare? Anche dei guappi, dei boss... Beh, lei nella sceneggiata è un boss. Sì. Il protagonista, il primo attore. Il primo attore. E ci sono altri bravi come lei nella sceneggiata o lei pensa di essere il solo? No, per carità, ci sono altri bravi. Minori? No, comunque si difendono bene. Si difendono, vengono dopo di lei però, voglio dire, sono venuti dopo... Diciamo, lo devo dire il pubblico, io non ho... Senta, per quei telespettatori che non sanno bene cos'è la sceneggiata, no? La sceneggiata è uno spettacolo recitato e musicale con delle canzoni. Cioè, ecco, per esempio, O Zappatore, lei ha fatto, ha avuto un grande successo, L'Emigrante. Qual è quello che si può raccontare brevemente, una trama, cioè quello che succede... Qual è la storia di una di queste... Beh, Lacrima Napoletana l'hanno vista in televisione, quindi penso che... È proprio la canzone. L'hanno visto parecchie persone, quindi posso dire Zappatore, questo padre che lavora una vita sana, lavorare nella terra, zappare la terra per fare studiare il figlio, per mandarlo a studiare a Napoli, no? E questo figlio diventa avvocato, no? E si dimentica della madre, E sono 2 anni che non scrivo a questa poveretta. E quello è un momento. E questo è il momento del padre che... Lei fa il padre in il questo? Padre, padre. Sì, il padre. E cosa dice il padre? La madre piange, vuole vedere il figlio. E questo padre che fa? Che fa? Se mette un mandillo in culo, piglio il cucciarillo e corre a Napoli. Sarebbe il sciaraballo, non dico bene. Corre a Napoli e trova il figlio in una grossa sala da ballo dove sta ballando con una marchesa, una signora. Con una marchesa? Sì, una contessa, insomma, perché questa l'ha presa sotto... Se l'è invaghita anche? Se l'è invaghita, sì, esattamente. Sentimentalmente. E quindi praticamente questa si è dimenticata, per questa donna si è dimenticata di scrivere alla madre. Cioè, quindi c'è sempre questa cosa che ha femmina malamente, come si dice. Sì, la cattiva. La cattiva sarebbe la contessa. Poi arriveremo a essi umanamente. Ecco. E allora? Poi? Arriva il padre in questo salone dove si sta festeggiando appunto una festa per mio figlio. E il padre, non potete entrare, non potete entrare, ma qua non posso trasire. Va tutto quanto a mezzo, entra lui con questa massa di carne, perché poi il Zappatore l'ha scritto Bovio, quindi io tengo sempre Bovio, questo grande autore di tante canzoni. O Zappatore, questo
entra in questo salone e canta la canzone. Finisce che lo fa fare, in poche parole, finisce che il padre fa brutta figura a figlio. Dice, ad noccia te vas a mastimana. Cosa gli dice? Inginocchiati e baciami queste mani. Cioè un concetto molto duro. Io penso che può capitare a chiunque, un padre che lavora per tanti anni per far studiare un figlio, per portarla a grande, lo porto a casa. Non capita a chiunque di incontrare una contessa che si invaghisca e che capita più facilmente nelle sceneggiate. Può capitare che uno incontra una contessa, ma mai dimenticare della madre. Della madre, e della madre. E qui il figlio torna a casa. Sì, il finale si capisce che il figlio torna a casa. Ecco, ma il momento clou quando è? Quando il padre entra dentro questa... Il momento più importante. Sì, il padre entra e dice in ginocchio... Ma chi sì? Chi sono? Io sono un cupato, dice lui. No, dice e gli altri hanno un momento... E non mi può cacciare. Sono un faticatore, mangia pane e pane. Si sa a terra che è stata fanura, a noce, da fase mastimana. Ma come questo padre? Canta o lo dice in recitato e cantato. Il cantato cosa dice quando questo padre davanti alla contessa la insulta? Che gli dà? Tu sei una femmina malamente? Che gli no, dice? No, non dice niente. Subito la musica inizia e attacca la canzone. Felicissima sera a tutta questa signora ingrovattata, a questa comitiva così all'era d'uomo ne scicca e femmina pitata. Questa è una festa e balla, tutte che fracchi sciasta, questa signora. E in caso ci sa che pusciare a balla senza cercare permesso a balli pure. Musica, musicante! Ah, così ci fa questa cosa. È spavaldo, questa cosa spavalda che si vedeva la musica. E il figlio sta un po' intimorito. È chiaro, infatti la seconda parte il figlio dice chi scorna, cioè che vergogna. No, signor avvocato, sentite a me, non vuoi mettere scorna. Io papà fa, signora, giù zappate, sto zappando ancora notte e giorno. Cioè la fatica che ha fatto. Il lavoro che ha fatto. Lei ha figli, Merola? Ci ho tre figli. Figlie? No, due maschie, ma... È una femminuccia. A lei si augura di non dover mai entrare in una sala dove c'è una contessa? È già successo? Speriamo che non succeda mai. Quanti anni hanno i suoi figli? Beh, uno c'ha, Roberto c'ha 15 anni, Loredana 11 e Francesco 8 anni. Ecco. Roberto ancora non si è fatto prendere sensi di una nobildonna. No, devono studiare, cioè devono fare quello che non ho fatto io. Ho capito. Perché come studio. Lei ha cominciato, mi pare che era scaricatore di porto, vero? Sì, io sono un ex portuale, anzi amo i portuali perché sono la mia vita. Lì si faceva veramente la vera sceneggiata, quando si sudava. È faticoso come lavoro. Sì, sì, faceva il cantante lì. No, non è che facevi il cantante. No, dicevo, mentre lavoravo. Mi divertivo con gli amici, e parecchie volte gli amici, devo dire la verità, la mia squadra, perché si usciva a squadra, qualche volta, Mario me, regala, perché il mio vero nome è Mario Merola, dice, Mario me, regalaci una canzone. E lei cantava? E me la mandavano a casa, e mi davano i soldi. Ah. Cioè, io, loro volevano sentire questa canzone. E sarà il suo pubblico più affezionato, questi suoi ex compagni di lavoro, Mi vogliono tanto bene. L'hanno seguito. E lì che ci fu un concorso di dilettanti, io mi presentai. Loro proprio vollero, ma vai, non ti preoccupare, un teatro cittadino di Napoli, dove io ho preso una medaglia d'oro. Come il migliore è arrivato? Sì, ho preso una medaglia d'oro, poi ho continuato al porto perché non pensavo mai di arrivare a questo modesto interprete che sono oggi. Non ci montiamo la testa, insomma, sono rimasto quello di una volta. Ma questo è bello che lei lo dica, fa piacere. Ho fatto i primi dischi con il maestro Tonino Esposito, i primi festival, poi è successo che... Televisivamente se l'ha visto un mio ex discografico, ci tengo a dirlo, Luciano Rondinella, che lui spingeva questo fatto in televisione, perché la televisione di sceneggiata non ne volevo proprio sapere niente, per la verità. Non erano ancora di moda, adesso sono diventati di moda. Erano un po' di moda, speriamo che diventa proprio moda. E infatti sono arrivato all'Agrama Napolitana di edizione Bidere di Bovio. Che sarebbe il mio attuale discografico. Diciamo. Lacrime Napoletane sarebbe L'Emigrante. Sì, L'Emigrante di Bovio. Perché tutte le sceneggiate, spieghiamo al pubblico, sono tratte da canzoni famose napoletane. Sì, infatti la sceneggiata viene proprio da una canzone. Come comincia Lacrime Napoletane, questo per ricordarlo a qualcuno del pubblico, com'era la canzone? Ah, la canzone come inizia? Sì, cosa dicevano le parole? Beh, il ritornello fa e ce ne costa lacrime st'America a noi napoletani. È una famosa. Per noi caci gli agnimo cielo Napoli con mia madre stufana.
Questa è una canzone di Boio molto bella che ho fatto la sceneggiata quest'anno. Quest'anno sta avendo molto successo. Sì, sì, è tanto successo. Senta un po', ma lei i panni del cattivo li ha mai vestiti? Perché dobbiamo anche dire questo. Nelle sceneggiate c'è il buono sempre contrapposto al cattivo. Ha fatto anche il cattivo. La prima volta. La prima volta che ho fatto la sceneggiata. Poi non l'ha voluto più fare. No, perché veramente stava chiamando qualche scarpa in faccia. Allora, perché la gente si arrabbia. Non mi conveniva. Veramente. Ecco, ma spieghiamo questa cosa. Il pubblico partecipa a tal punto, no? Che grida, cosa grida per esempio? Quali frasi grida? Contro il cattivo, no? Può gridare, ad esempio, se io uccido il cattivo, dice Mari bis, cioè a Ciro non ha da volta. Come si fa? Oh, ma al cattivo cosa dicono? Al cattivo durante. Che lui dice sempre delle parole contro il buono e contro la famiglia del buono, gli dicono tante parolacce, qualche volta deve scappare anche dalla porta di servizio. Ah, perché sì, cioè c'è una immedesimazione. Sì, cioè sì, la... sì. C'è un attore matter della mia compagnia che una sera si è struccato e si è truccato un'altra volta per scappare, per non farsi conoscere. Addirittura? Sì, sì, sì. Ma cosa gli gridano? Quali sono le fetende? Che gli dicono? Sì, 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 tutte queste parolacce. Ecco, perché bisogna dirlo, il pubblico sì, che fetende, partecipa alle, alle sceneggiate, fetende, vive, no? Qualche cornuto sott'acqua, anche pure qualche cornuto sotto, per non farsi sentire. Sì. Ma c'è una partecipazione anche, non è che qualcuno tira fuori il coltello, voglio dire, no, questo è insano. No, proprio il coltello no. Ma c'è stato in un paese, in una provincia di Napoli, che uno ha sparato addirittura. Uno del pubblico? Sì, 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 ha sparato. Ha sparato al cattivo? Sì, sì, ha sparato al cattivo. Cioè si è talmente immedesimato? Immedesimato nella parte, dice, l'ha sparato. Lei è in scena? No, io non c'ero per questa sceneggiata. E l'ha preso? No, no, non l'ha preso, l'ha preso. Ah, gli ha sparato? Si è tirato il sipario, che vuoi è un mestiere pericoloso. Poi un'altra volta, un'altra lettera molto importante, cioè la mia prima sceneggiata che fu a Giurara, una canzone di De Crescenzo, dove io 16 anni fa lanciai questa canzone, la Giurara sarebbe la Fiorai, no? E dove veniva sedotta mia sorella. Io sono sceso a Napoli, dal paese. Questo è un altro fatto molto grave, sempre gravissimo. Io sono andato a Napoli per incontrare questo cattivo. Lui aveva due figli, non lo sapevo, perché non ti sposa mia sorella, così, tu te la sposa, non te la sposa. Io ho tirato il coltello e l'ho ammazzato. E questo qua, per circa 3-4 minuti, no? Ma ballavo tutto il palcoscenico con le mani sull'addome, no? Sulla mano, e mi girava e mi faceva, perché qualche volta il cattivo vuole prendere un applauso nella caduta. Ah, fa una bella morte, vuole fare una bella morte. Morte. Okay. E questo mi girava, io mi sono sfarzato, l'ho girato qua vicino in culo, l'ho girato dall'orchestra. Ecco, giù. Il pubblico da giù, Mario, bis! Erano con te perché quella aveva fatto quella moglie. Volevano bis. Ecco. Ma io volevo sapere una cosa, lei... condivide le storie che rappresenta in palcoscenico, cioè lei crede veramente che l'onore vada salvaguardato, ecco, in più mia sorella da stare disonorata. Beh, ma le sceneggiate sono fatte così, io penso che anche... No, anche... ma nella vita di tutti i giorni poi è giusto. Onestamente, se mi capita a me io posso fare una sciocchezza. Ecco, cioè come i personaggi della sceneggiata. Se si capita, l'hanno fatta a mia figlia, come sto a casa. Sì. Okay. Senta un po', ma... È vero che lei è molto protetto dalla camorra, io so che quando lei è andata a Brooklyn gli americani di lì, i boss mafiosi gli hanno fatto molte feste. Diciamo, ma è una cosa che si mangia, Mauri? No, non lo so se si mangia, mangia qualcun altro la camorra che si mangia. Lo so, io ho tanti amici, ma non è che vado a chiedere i documenti. Però io so che quando lei è stato in America c'erano questi... Sì, come mi si fanno chiamano, delle... bastone, come si chiama? Sì, mi fanno delle feste, mi vogliono tanto bene perché sono tanti anni che vado in America. Le brave persone. Ma non è che mi interesso di qualche cosa, mi vogliono bene. Mi vogliono bene, Maurizio. Ma era un po' organizzata da Cosa Nostra questa cosa americana? No, da un istituto di Orsoline. No, appena vai. No. Amici, fanno la festa, si mangia, si beve. E uno va a chiedere tu chi sei, il capo mafia. Chiaro, chi glielo chiede? No, ma meglio non chiedere. No, è che sia. È giusto. Uno sta così, insomma, si mangia, si beve, si balla. Dice lei un architetto e un mafioso, quello che sia. C'erano? No, domando, c'erano? Ma non lo so, ma sono tutti amici che mi vogliono bene, insomma. Non è che sono un protetto, insomma. Faccio la mia strada, sono buono, insomma, sono sincero, perché la gente per questo forse mi vuole bene.
per la mia genuinità, per la mia spontaneità, ecco. Su fatto acqua di rose, insomma. C'è uno scrittore napoletano che si chiama Luigi Compagnone, oh, che ha scritto alcune cose su di lei, ha detto che lei non si rivolge per esempio al popolo napoletano, ma si rivolge alla plebe, cioè ha scritto degli articoli abbastanza polemici su di lei. Lei che ne pensa? No. Avanti. Che posso? Avanti. Accomodati. Siediti qui. Ecco la persona che sta, siete che si sono adesso presentati, che sta, è lo scrittore Luigi Compagnone, napoletano, del quale è uscito recentemente un libro, L'allegria dell'orco, e che ha scritto alcune cose su Merola, e forse Merola si è pure dispiaciuto. Perché no, per me è già importante che il signor Compagnone scrive Merola, cioè, ecco. Già importante il suo fatto, o di bene o di male, già però importante. Un momento, Merola, lei non sa una cosa, che io ho scritto di lei anche bene, cioè io ho scritto contro la canzone sceneggiata, che non amo minimamente, però in una certa misura amo Merola, e ora glielo dimostrerò, l'ho scritto in tempi non sospetti, però sto sempre in guardia contro il merolismo. Dice una cosa è il Petrarca, una cosa è il petrarchismo. Ma cioè che un domani può succedere? No, ci sono degli intellettuali snob, no? Lo snobismo di certi intellettuali, per cui ogni cosa che fa, che si viene da Napoli, dice ma questo è un grande fenomeno di antropologia culturale. Ma che parola difficile, sono balle. Più facile con me. Sono balle. Va bene, poi abbiamo un fatto personale. Anche? Sì. Un fatto personale, caro Melo, lei ha detto che io non capisco Napoli e la canzone sceneggiata perché sono figlio di contessa e perché ho mangiato carne tutti i giorni. Senta Merola, il padre di mia madre era un suo collega, molto meno bravo di lei e molto, quindi, molto meno fortunato di lei. Era un cantante di festa, lei sa cosa sono i cantanti di festa. E come no? E questo facciamo d'estate, facciamo sempre, ecco, le feste. Era un cantante di festa. In quanto alla carne, anch'io ho fatto i miei venerdì, ma antipatico, no? Questo ricatto sulla fame. Va bene, in quanto... Beh, ma antipatico anche il fatto che lei ha proprio la sceneggiata, no. Va bene, sarebbe un lungo discorso, dovrei dimostrare... Ma cosa ha detto Compagnone esattamente contro la sceneggiata? Sono delle parole difficili che io ho detto. No, io ho fatto leggere al maestro Mallozzo, perché delle parole difficili, onestamente. Ma non si capiva quello che diceva Compagnone, ma Compagnone si capisce in maniera... La vuol vedere come mi capisce a volo. Senta, questo è un articolo scritto sul Corriere della Sera, in tempi non sospetti, 9 dicembre 1972. Sere fa, in televisione, le leggo soltanto poche righe, sere fa, in televisione, Massimo Ranieri e Mario Merola cantarono Lacrime Napoletane, e il secondo mi piacque di più perché l'interpretazione di Ranieri era un po' edulcorata rispetto al vero dolore espresso da Mario Merola. Questo l'ho scritto nel 72, in epoca non sospetta. Ora mi consente di farle qualche domanda. Prego, no? Sì. Questo ha detto una cosa carina, Compagnone, però nei suoi confronti. Cioè ha detto che lei ha espresso con molta sincerità un vero dolore, anche perché lei ha un retroterra culturale, tutto è cultura, barbarie, cioè, no? La mia cultura. La sua cultura, ma tutto è cultura. Lei ha un retroterra culturale molto solido, molto autentico, molto vero, no? Qualche domanda? La domanda è questa, gliela dico subito. Dunque, nella canzone sceneggiata abbondano i cavalieri dei buoni sentimenti. I suoi camorristi sono cavalieri dell'ideale, cavalieri dei buoni sentimenti. Ma non crede lei che questo sia un falso teatrale e in atto pubblico? Cioè questa Napoli così distaccata da tutti i temi della realtà umana e sociale di oggi, e nella canzone sceneggiata questi temi invece vengono così vanificati, perduti, ignorati. Ma lei mi deve dire, nel teatro, come si chiama quel grande autore? Perché qualcuno ha fatto... No, quell'altro pure... Shakespeare. Shakespeare. Non so accerire. No, vabbè, non diciamo, è Shakespeare, vabbè. Cioè. Questo grosso... Non c'è là, non c'è anche lì la passione, il dramma, tutta questa roba qua. Certamente. Non è una grossa sceneggiata anche quella? Beh, è molto facile, Merola, no. Dire che è una battuta da parte sua, molto divertente, ma non credo che Shakespeare sia una grossa sceneggiata, perché lì si va nel fondo dei sentimenti dell'uomo, no?
tragedie dell'uomo, cioè quella della sceneggiata è una falsa tragedia perché, allora vabbè, stiamo pure a Shakespeare, in Shakespeare si chiude con catacombe, no? Con enormi cataste di morte, nella sceneggiata trionfa sempre il bene, il che è un falso, quasi sempre nella sceneggiata trionfa il bene. No, non è vero, c'è cioè una sceneggiata. Beh, quasi sempre. Quasi sempre trionfa. Questo ma noi questo falso. Vogliamo nella vita, che il bene trionfa sul male. Cioè. Ah no, un momento, ma lei ha detto una volta, io la cito, lei ha detto una volta che la sceneggiata rappresenta la malavita napoletana, che è un aspetto di Napoli. Molto... Ma no la malavita, diciamo il guappo, che si mette un guappio là a sterze. Ma io ho detto, scusi, ho sbagliato a dire, ho detto che la malavita è una... È uno cioè, degli aspetti la malavita proprio che si fa, non la malavita del guappo. Vabbè, per malavita intendiamo quelle del guappo. C'è cioè, una domanda, compagno. Oh, un'altra domanda, senta, sì. Merola, per quello che riguarda i concetti dell'onore, io le leggo i concetti dell'onore, i concetti del rispetto umano, io le leggo una notizia, anzi un brano di una notizia apparso sul Mattino di Napoli in data 22 agosto 1970. Sì, scusa, compagno, non prego. Avanti, buonasera, Maria Luisa Santella. Che prego di sedersi lì, attrice napoletana, vi conoscete? Sì, sì. Attrice napoletana. Avete lavorato insieme? Mai. Mai. Ma no, tu questo piacere però la conosco. Tu accetteresti una scrittura di Merola? No, caso? Io forse scritturerei Merola. Ah. È diverso. Beh, c'è importante, c'è importante che. Contento. Adesso ci arriviamo. Sono contento. Adesso ci arriviamo. È importante. Merola, io le leggo questa notizia, no? Sì. Frank Thierry, nato a Napoli 74 anni fa. Sarebbe l'uomo più potente e temibile degli Stati Uniti. La sua attività è una macchina industriale che macina milioni e milioni di dollari al mese. I giornali americani hanno fatto di Frank Thierry il mito della nuova mafia degli Stati Uniti, boss di tutti i boss, protettore dei deboli, pericoloso e spietato con i rivali che ha sistematicamente annullato, è emerso prepotentemente, secondo le stesse fonti di polizia, in tutti i settori del crimine organizzato. Ma cosa c'entra con Merola? C'entra, ecco, quando Merola è tornato dall'America, si è detto entusiasta di Franchieri, ha detto che è un vero crimine organizzato. Ma... Perché lei si è entusiasmato di questo personaggio? Io mi sono entusiasmato perché... Che cosa intende, mi scusi, che cosa intende per onore, per l'onore di un uomo? L'amano a questo napoletano, l'amano come San Gennaro, cioè le mogli le baciano la mano... E le pare bello perché gli vanno a baciare le mani, ma non per onore. Scusate, no, ma infatti... ma se questo Thierry, che era poi di quello di cui io parlavo anche prima, ha fatto tutte queste cose qui... Per me, che so io, è un uomo che ha fatto soltanto del bene. Poi queste cose che... Ma queste cose lei le ignora. Lei ignora il male, caro Merola. Ignora sempre il male. Anche la canzone sceneggiata ignora il male perché, come dicevamo prima, finisce sempre tutto a lieto fine. Scusate, perché non... E no, Napoli non ha bisogno di questo discorso della canzone sceneggiata perché è un discorso fraudolento. Ecco qua, il mio rispetto per lei come attore l'ho scritto, ripeto, in tempi non sospetti, nel 1972, in quanto la canzone sceneggiata rappresenta tutti i miti peggiori di Napoli, i miti del plebeismo, i miti dell'onore, il delitto d'onore, tutte queste porcherie contro ma le lei, quali... Ma lei può dire quello che vuole su e lei questo, rimane del suo parere? No, e io rimango sempre del mio parere, che è una cosa genuina, una cosa spontanea, è una cosa acqua di rosa, voi, che voi scrivete tante cose, la fate diventare proprio, è giusto... Ma Merola, usando una battuta... Usando... Ma è una cosa genuina, una cosa una sceneggiata. Ma anche la coltellata è una cosa genuina, caro Merola. Usando una frase... Perché nella sceneggiata ci sono questi ingredienti. Se non allora, un momento volevo... Maria Luisa, allora bisogna vedere un po', a un certo momento... Non facciamo una sceneggiata, vi prego, vorrei dire una cosa. Non facciamo una sceneggiata a questo punto. No, anche perché la sceneggiata è una cosa vera, perché qua noi che facciamo la sceneggiata. Qua se stiamo parlando parliamo sul serio. Certamente che stiamo parlando sul serio, dico quando ci incrociamo, però molte volte facciamo la Spagnone, poi la volevo dire una cosa, bisogna fare anche una certa differenza, no? Di concetti fra popolo e plebe. Vedere a Napoli che cosa significa ma plebe. Ma questa parola bene, la cosa mangi? Non lo so, sta plebe. E dobbiamo noi per parlare per... Popolo e plebe stanno anche sul vocabolario italiano, siccome noi siamo una nazione, che sono delle facce completamente queste diverse. Cose non devono comunicare dialetticamente. Io le voglio domandare una cosa. Dunque, diciamo, scusa Maria Luisa, diciamo che Maria Luisa la Santella
è un'attrice di teatro d'avanguardia, di un teatro all'opposto. E vanno sempre all'avanguardia. Ma sono bravi però. All'avanguardia bravi. Un momento, è la meglio parola, andare avanti che andare indietro. Parola, cioè, sì. No, noi dobbiamo cercare di costruire, non di distruggere. Invece la sceneggiata io mi auguro che nessuno di voi sia armato. Posso dire una cosa soltanto? No, per carità. Siamo delle persone civili. Siamo delle persone civili. Siamo sul serio, facciamo la sceneggiata. Lei mi può porre una cosa, dice, io dovunque sono andato, o in America, o a Torino o a Milano, ecco, ho riscosso sempre successo. Mi permetto di dirglielo io per quale ragione. Sa per quale ragione? Per un tristissimo, atroce destino di Napoli. Perché Napoli è stata sempre recepita e applaudita quando ha esportato il peggio di sé, quando ha esportato il falso, il convenzionale e la... è lo spopolamento dei sentimenti. Scusa compagnone, ecco, ma io volevo sentire la Santella, io mi interessava anche Maria Luisa. I commentatori lombardi si divertono alla canzone sceneggiata, i commentatori lombardi sono quelli che hanno detto sempre che noi siamo Napoli, il Napoli, i napoletani, i morti di fame, gli spaghettari, questo ha detto sempre. Sì, ma vado a Milano e faccio l'ingasso, che mi interessa? Ma anche Frank Thierry, di cui abbiamo parlato prima, ha fatto incassi di miliardi di dollari. Io vado all'Odeon e metto 18 giorni ma io le auguro di fare ancora gli incassi spontanei. Allora Maria Luisa, Maria posso Luisa, avere prego, la parola? Prego. Sì. Prego. Sono donna, posso avere la parola? Prego. Qualità di donna perlomeno. Prego. Volevo dire, siccome io seguo la sceneggiata, ho visto le sceneggiate, quelle di prima, diciamo, quelle classiche e quelle della nuova linea, cioè le sceneggiate d'avanguardia potremmo dire, quelle di Merola, che hanno modificato addirittura quelli che erano gli stilemi, parola difficile, i segni fondamentali della sceneggiata. Scusa, non è di stilemi difficile per Merola, difficile pure per me, cerchiamo di capirci. Bisogna parlare in maniera fondamentali, ora all'interno della sceneggiata io ho visto solamente esistere donne in qualità di madri, sorelle o puttane. Al di là della madre, della sorella e della puttana, ecco, nella realtà esiste un'altra di categoria di donne perché hanno fatto le puttane, non è solo, che si addito una realtà storica che li ha costretti a fare le puttane. La donna punita rientra nell'ordine, rientra soltanto in quanto riesce a mortificare totalmente la propria condizione la donna, di donna. In effetti la donna nelle sceneggiate ha un'immagine molto... molto sbagliata, molto triste. Per esempio Raffaele Viviani aveva detto che la sceneggiata è la prostituta dell'arte. Del teatro. Del teatro, del teatro. Ora, per concludere la mia domanda, cioè come questo pallido esempio, no, della donna che appare nella sceneggiata solamente attraverso delle vesti che sono portate a quelle addirittura di maschere, non più di esseri umani, perché nella realtà di oggi non, è vero non esistono che le donne più esiste. Solo madri, sorelle, puttane o così suddivise in schemi. Io sono madre, sono sorella e sono anche puttana se vogliamo, ecco, nel momento questo, in cui sì, io questo... metto in basta piazza dirlo, tutto un dire. Mio essere no, donna, no, vabbè per un certo tipo di mentalità. Sì. Tutti gli altri temi della sceneggiata, secondo me, sono allo stesso modo mistificati. Sì. Il successo e gli incassi della sceneggiata, purtroppo, fanno assolutamente leva su questo fatto fondamentale, che in un momento di crisi la gente si aggrappa a dei falsi valori perché ha paura di voler prendere nuovi valori. Ma la nuova Napoli, quella che dovrebbe uscire fuori, in questa maniera va assolutamente a perderci. Perché sul piano pubblico esce fuori ancora una volta il folklore, la camorra, la malattia, la madre, la prostituta e tutti questi luoghi comuni che noi abbiamo già superato anche a livello culturale popolare, perché Viviani era popolare. Accomodati lì. Ecco. Vorrei dire un'ultima cosa. È entrato Mariano Rigillo, interprete del Masaniello, il commissario Selvaggi, in cui lui lo sceneggiato appena finito. Ecco, perfetto. Non interprete, però un altro napoletano. Cioè voglio dire solo un un'ultima attore, cosa, Mariano. Siccome io stimo Merola come grande anche attore, perché allora non mette al servizio del pubblico la sua potenzialità artistica per dare temi nuovi? Cioè lui sarebbe uno splendido attore di Brecht, Maria Luisa, di Viviano, no, perché farlo parlare fa a Merola? Posso ancora dire una cosa e poi lo facciamo parlare, gli voglio dire ancora una cosa, io sono d'accordo perfettamente con lei. A Napoli esiste un grande autore di teatro, un immenso autore di teatro, che la borghesia italiana ha sempre rifiutato, mentre accetta la canzone sceneggiata. Chi è questo grande attore di teatro? Lei lo sa quanto me, Merola, è Raffaele Viviani. Raffaele Viviani non è ancora entrato in Italia, è stato cacciato. Lei che
È un grande talento, è un grosso talento teatrale. Perché no? Lei è capace di fare Viviani. Perché non prende Viviani e lo porta in Italia anziché portare i miti del plebeismo più trito e ritrito della napoletanità, cioè la canzone sceneggiata? Scusate, perché non porta Viviani? Ci sono cose che lei può Viviani? Fare benissimo. Facciamolo rispondere, però. Facciamolo rispondere. Di mettere un lavoro di Viviani, insomma, sempre che me lo fanno fare, insomma. O a Pie Cartone, insomma, benissimo, o Masti Forge, una cosa benissimo. Che Mariana di questi lavori cioè, sa molto meglio di me, insomma. Ma che posso dire? Noi parliamo di sceneggiate, ma se al momento uno pensa di fare Viviane, facciamo pure Viviane, ma no, facciamo pure Viviane così, perché quello è un teatro difficile, non è, teatro. È un teatro veramente d'arte. Ho scritto praticamente che lei può fare Brecht, questo non è vero niente, cioè esistono, lei può sì, fare Viviane. Vi chiedo scusa, ma mi sembrava che la Maria Luisa Santella avesse posto sul tappeto un tema importante che era come quello... Come ho capito non è contro di me, ma è contro la sceneggiata, insomma. No, questa la tranquillizza. Io sono contro a dire... Ma io devo difendere la mia sceneggiata perché i frutti ci stanno, insomma. No, le cose vanno bene. Però un domani io posso fare anche Viviani. Ecco, questo l'abbiamo risolto. Maria Luisa aveva detto una cosa che mi pareva interessante, cioè la figura della donna, così come la donna viene rappresentata nelle sceneggiate, che è una maniera, secondo me, non vera, fuori dalla realtà e estremamente negativa nei confronti della donna. Avvilente, perché la donna, c'è cioè sempre la madre che ma la donna. I canoni sono quello della sceneggiata, non si può pigliare a una facciamo fa monaca santa quando ha da fa a puttana, come hai detto tu, insomma. Gli ingredienti sono quelli, il sesso malamente, la protagonista è il cattivo. Cioè... Scusi, volevo dire, come lei nell'Emigrante, l'ho visto in televisione ultimamente, ha messo in scena non più il popolo come una volta, ma la nuova classe degli arricchiti napoletani, i commercianti napoletani. Sì. Quindi ha fatto un'innovazione all'interno della sceneggiata, perché prima l'emigrante era l'emigrante che partiva per fame, invece questo parte perché ha ucciso, per onore. È tutta un'altra dimensione. Allora come lei ha modificato, rispecchiando all'interno della sceneggiata questa nuova classe emergente, per fare gli incassi, perché questa è la classe che viene e paga, perché poi non modifica anche tutto il resto? Perché all'interno di questa classe la donna deve rimanere tale? Perché all'interno di questa classe quindi tutti i temi fondamentali della vita devono rimanere quelli? Ma lì siamo legati a una canzone di Bovio. No, la canzone ma non parla. Ma ci trovate una che la signora, chi non dice momento, la signora? Ma ci trovate una che la puttana. Come dice la signora? Com'è questa? Ma ci trovate una che la signora? È chiaro che il grande Bovio, quando scrisse questa cosa, ma ci trovate una che la signora? Si ferisce, ma ci date una che la puttana, io no, non torno, ma la resta fuori, resta affaticato per tutto quanto, i caggio persa padre, caso no, riso carne e macello, sono emigrante. Questo è il punto, non la signora, ma carne e macello. Riso carne e macello, sono emigrante, perché? Perché siamo legati alla canzone. Io vorrei sentire Mariano Riggillo, sentiamo un'altra opinione. Io vedo un po' di animosità, che mi piace, ma trovo difficoltoso un attimo inserirmi, perché io credo che la sceneggiata vada al di là dei contenuti, vada analizzata un attimo come fenomeno. Indubbiamente io credo è una realtà della quale non si può ignorare l'esistenza, è un fatto che esiste, cioè il fatto che Mario faccia gli incassi che fa e il fatto che altre sceneggiate facciano il successo che fanno significano evidentemente qualche cosa. Ed è un fenomeno popolare. Ed è un fenomeno, insomma, sull'aggettivo popolare. Non lo so, plebeo popolare. Io penso che ormai. Un fenomeno di pubblico, ecco. Voglio dire, è una realtà. Allora, un fenomeno che mi chiama Superman, che vanno coppie i palazzi. Chi è Superman? Sì, mi chiama Basci Scandinavo. Comunque, è una realtà. E di fronte alla sceneggiata ci stanno sempre queste due posizioni, no? O dell'intellettuale che arriccia il naso e la disconosce, eccetera, oppure di chi la esalta e ne fa addirittura una bandiera, diciamo, di cultura, eccetera. Io credo che bisognerebbe invece analizzare un attimo il fenomeno e vedere se, per ritornare un attimo al discorso che faceva anche Maria Luisa, più pulite, se attraverso i canoni, diciamo, della sceneggiata, che sono evidentemente dei canoni efficaci, efficacissimi da un punto di vista teatrale, io non ho esperienza diretta di attore di sceneggiata, ma ho esperienza di spettatore di sceneggiata. Confesso che anche io in certi casi sei venuto sempre a vedere. Mi sono un attimo. Tu gridavi fetente al cattivo. Non gridavo, però certo, forse mi rammaricavo di non avere il coraggio di farlo, ecco, forse questo.
Dico, se attraverso i canoni della sceneggiata, indubbiamente teatralmente efficace... Ma non dimentichiamo efficace, che dalla sceneggiata sono usciti tutti i più grandi del teatro napoletano, insomma. Sì, non appunto, non dimentichiamo questo. Non fosse possibile mettere, ecco, degli altri tipi di contenuti. Cioè tu dici, io faccio l'emigrante, tu dici, sono carne e macello, sono che emigrante. Ora, come espressione abbastanza... È la canzone, è giusto, Maria, perché poi non bisogna dimenticare il grande fascino che ha avuto la canzone napoletana per la nascita della sceneggiata. Ora dico... Se dicendo nella sceneggiata dell'emigrante io sono carne macello, sono anche emigrante, non ci si fermasse a questo punto, ma si per esempio analizzasse il perché uno è carne macello ed è emigrante, forse ecco che già il discorso che riguarda... Per cambiare, mettere altri contenuti dentro avrebbe le forse un'incidenza no? maggiore, visto che ha un seguito popolare così indubbiamente numeroso, su questo non ci piove. Lei si è convinto, cioè praticamente ora butta via questo repertorio e no, dove... io butto via questo repertorio, ma che scherziamo, la posso fare più pulita. Cioè, non più pulita, con cose più attuali, non più di oggi. Il problema è questo. Ma posso fare altri cani, altre cose, ma mai. Lei che ama tanto Napoli, anzi, no? Anzi, io quest'anno metto sotto una grossa sceneggiata e Franco Franchi fa il comico nella mia sceneggiata. E di che parlate? Con l'Anna Valtra tu ci metti. Ecco, ma che la storia qual è di questo? Analizziamo. Non lo so, io posso prendere un classe, guapparia. Dopo chi se fa un guappice margiasse, che ha buscato tutto qua. Allora quello che dicono la Santella di Giulia, non dimentichiamo che non è che solo omicidio, scusate, che non è solo omicidio, non è solo schiaffa, si dite pure la scena. Cioè, gente, viene là per passare due ore in Santa Maria, spensierata così. Una domanda importante, cioè una cosa che mi preme dentro come napoletana e come donna oltretutto. Allora, non te la far premere. Ecco, voglio sapere questo. Cioè, lei non si rende conto che in effetti col mantenere in piedi questo tipo di discorso di sottocultura napoletana si contribuisce a mantenere in piedi la fame, la miseria, i bambini che muoiono? Lei che ama tanto le mamme, allora mettiamo sul piano plateale, io come mamma mi preoccupo di che cosa? Che i miei figli stiano bene, ma che tutti i bambini napoletani stiano bene, tanto per andare sul piano sceneggiata, no? E che non debbano più morire di fame, per non esportare ancora questa faccia di Napoli che noi vogliamo assolutamente far finire. La sceneggiata non contribuisce, mantenendo in piedi una serie di valori sbagliati, a mantenere in piedi tutta una sottocultura, cioè, di fame, feste, farina e forca, cioè, dalla Decola Scarane che ha fatto con me con la regia di Masiello, che anche un giornalista, un suo collega, ha fatto una regia e ha lasciato un teatro comodo, per rischiare un teatro difficile che era la sceneggiata. Cosa dice Maria Luisa? Che noi vogliamo che finisca. Ma è una cosa che già sta finendo, una cosa che già è finita, cioè è finita la realtà napoletana, quale è stata rappresentata dalla canzone sceneggiata. A Napoli c'è stato un fenomeno molto importante, io credo che la canzone sceneggiata non ci arrivi mai, c'è stato quello, è finito, naturalmente perché ci sono stati degli imbrogli, dei trucchi, ahimè purtroppo anche, ci sono stati per la prima volta a Napoli i disoccupati organizzati. Questo per la canzone sceneggiata non esiste, ci sa... Ecco, lei mi diceva prima che vorrebbe riprendere i temi della guapparia. Merola, basta con la guapparia, per cortesia. Se lei ha un grosso temperamento, stiamo parlando con lei perché lei ha un grosso temperamento. Ripeto, in epoca non sospetti, io l'ho scritto sul Corriere della Sera e gliel'ho letto. Però se lei sta ancora con questa guapparia, lei piacerà ai commentatori lombardi. Il Napoli che c'è il coltello, che è divertente. Ma lei fa un grosso male, perché lei veramente vuole che certe posizioni napoletane restino inamovibili. Continuiamo ad essere i giullari di un sistema, i giullari di una certa borghesia italiana che ride sulla morte dei nostri figli. Lei ha saputo a Bergamo che cosa è successo? Che è successo a Bergamo? A Bergamo sapete che è successo quando c'è stato il Napoli l'altro giorno, l'altra domenica, a giocare a Napoli? Sai, i giocatori del Napoli, mentre giocavano, come venivano accompagnati? Colera. Mi sembra una cosa giusta questo. E questo sto dicendo. E noi con queste cose dobbiamo farla finita. Mi sembra una cosa giusta. Oddio, io ho scritto. Io sono stato ad Ascoli a vedere la partita. Sul mattino ho scritto un articolo. Io sono stato ad Ascoli a vedere la partita. Io ho menato a uno per questa cosa. Sul mattino, quindi non eri più Mario Merola. Sul mattino ho scritto un articolo. Mi sembra una cosa giusta che quando poi succede qualche cosa. Merola, non ci capiamo. No, io vado a far parlare pure a me, dottore. No, non ho finito. Sul mattino ho scritto un articolo intitolato L'autoinsulto di Bergamo, per dire che non è una cosa giusta. Sì, è brutto, è uno schifo. Non deve fare così, perché quando succede una cosa a nord, i primi a preoccuparsi sono i napoletani, stiamo sempre a Nanzano.
È un peccato comunque, questo fatto che succede. Ecco, e non dobbiamo aiutare questa cosa esportando questo fatto. Quando succede, noi siamo abbandono. Sempre avanti. Comunque, non mi aiutare, serve qualche cosa. E io sono stato il primo a fare i spettacoli di beneficenza per i terremotati. Lei è stato... Io sono stato il primo. E non si fanno gli spettacoli di beneficenza per i terremotati perché ci deve pensare il governo. No, non ma è stato molto bravo. Mi sembra bello una cosa che uno nel calcio, una da colera. A parte il fatto che può darsi pure che questa cosa capita che l'Atalanta va in Serie B. Ma voi avete notato la niente. In tutto ciò bisogna mettere. Mi auguro che si salva, però può darsi anche che va in Serie B. Ma avete notato l'abilità perché di Merola? Perché non si dice qual era quella. L'abilità di Merola che si è agganciato all'ultima cosa detta da Compagnone, Merola, e ha fatto una difesa straordinaria. No, ma io ha fatto una carrettella, quello che nella sceneggiata si chiama la carrettella. Ha fatto un lavoro. Che adesso io non la uso più la carrettella, non so se avete visto l'ultima mia sceneggiata. Vabbè. Il carrettello non so. Rigillo voleva dire una cosa. Allora io volevo dire un attimo che mi era divertito l'intervento di Luigi, che quando Mario dice io ho menato a una, Luigi ha detto che siamo in un clima leggermente da sceneggiare. Certamente. Ecco. Quando ho fatto pescare. Mi è uscita, poi mi sono detto. Sì, appunto. Però tu mi pare che sia Compagnone, come la Santella, come in qualche misura Rigillo, hanno detto a Merola. Merola, bisogna cambiare i contenuti. Cioè, vogliono che io faccia un altro teatro. No, perché loro dicono che sono all'altezza di fare un piano. Ecco. No, ma loro dicono anche cambiamo i contenuti. A questo punto a me mi piace dire una cosa. Prego, che tu non devi dire io sono all'altezza. Cioè, no, io non ho detto io sono all'altezza. Cioè, loro dicono che io sono all'altezza. Ma tu non, può essere pure che è difficile per me. Questa è una modestia. È una modestia, confesso che mi sorprende, perché io così sono un attore di estrazione molto diversa. Tu lo conosci come più superbo lui invece? No, mi sorprende nel senso che secondo me non la dovrebbe affatto avere. Come interprete. Ogni tanto un attore di estrazione completamente diversa. Ho avuto modo di stare vicino ad attori che vengono, come tu dicevi, dalla sceneggiata. Insomma, i primi nomi che vengono da fare sono Pupella, Maggi, Rino Taranto, Franco Sportelli, Bruni, Sportelli, Maggi, Rondinelli. Ora io devo dire la verità, vicino a questi attori rimango sempre sorpreso dalla loro istintiva proprio capacità di fare teatro rispetto a noi, agli attori diciamo educati. La domanda, Rigillo. La domanda in realtà non c'è. E volevo puntualizzare semplicemente il fatto che non è il caso di dire loro dicono che io sono all'altezza, tu all'altezza ti ci metti e lo fai, ecco. Ah, è chiaro, non si mette un po' il discorso è di scelte. Ed è purtroppo cioè un po' imbarazzante, ecco, quando Napoli tu dici o Shakespeare che è roba magna, questo non lo devi dire, insomma, perché non è bello. Ma l'onore che Shakespeare, tu di imparare che si dice Shakespeare, devi sapere chi è, devi fare Viviani. È chiaro che ho fatto per fare una battuta, questo no. Ma lui lo sa benissimo, cioè non ho fatto, ma lui lo sa benissimo. Anche perché le scuole alte, però certe cose ma le leggo, giù, insomma. Ma è chiaro. Ma l'onore, cosa? L'onore, che cos'è? L'onore. L'onore è sacro, credo. Ecco, ma dov'è, in che momento viene fuori l'onore? Ecco, posso fargli una domanda? Gliela stavo facendo io, prego. Mi riallaccio a una cosa sua. No, in uno lui fu intervistato una volta da un giornalista. Questo giornalista gli ha fatto questa domanda. Se sua moglie... Compagnone praticamente vive seguendo quello che lei dice. Sì, non c'è una grossa personalità che mi segue. Hai capito? Dunque, lei ha detto al giornalista, se sua moglie le fa le corna, lei... la deve uccidere o non la uccide. Se non la uccide non è un uomo di onore. L'onore in che consiste? In questo rispetto? Dipende come mi fa corno. Come? Che dipende da come fa le corna. Mi spiega, guarda, le corna io adesso sto qua, parlare Merola per piacere. Ecco. Io adesso sto qua, no? Mia moglie sta a Napoli. Adesso sta davanti al video, i bambini mi stanno vedendo. E sta là. E se la intende con uno, no? E non lo so io, non lo so. Vabbè, non vengo mai a sapere questo fatto. Anche se me lo dicono, guarda che tua moglie se la tende con... No, io già avrei con voce mia, se è veramente questo fatto. Ma se è veramente questo fatto, io l'ho uscita a mia moglie. Ho capito. Quindi perché non fa una sceneggiata intitolata? Perché non fa una sceneggiata intitolata Corna Napoletana? No, ma diciamo una cosa però. Cioè tipo l'emigrante che questo compare mangia nello stesso piatto mio e se la intende con una donna può innamorarsi di una persona. Perché una donna non è libera di innamorarsi. Può innamorare di una persona, no? Vabbè, ma lui dice però me lo deve dire. Ma lo deve dire. Lo dice, guarda, io a questo punto un momento, mi scusi, però appena gliel'ha detto sua moglie lei come reagisce? Dice brava, è leale. Non lo so come posso reagire. Ah, io lo so, lei la prende a calci, caro mio. Dici, come ti sei permessa?
Cioè lei si ritiene depositario dei sentimenti di sua moglie, no, della lealtà di sua moglie? No, io non mi ritengo di questo deposito, no, non ce l'ho veramente. No, è un triste deposito. Veramente questa cosa non ce l'ho. Soltanto dico che se mia moglie si innamora di qualcuno me lo deve dire. Lo darsi pure dico, ah bravo, mi piace. Ma questo... E quando mi facevo questo fatto? Oppure in che momento, non lo so. Ma lei ogni tanto ci pensa? No. Ma non ci pensa nemmeno, perché so che mia moglie mi ama, ci vogliamo bene. Per una vita. O dove altro si ripone? Questa la sceneggiata vera l'ho fatta io con mia moglie. 16 anni amore, 17 anni, 16 anni sposati, che non si guadagnava una lira, come potevi sposare. Poi i primi soldi al porto, il primo disco, la prima cosa, si fatica, che era una vera sceneggiata. Insomma, mi sono sposato. Mancano 4 minuti e abbiamo finito. Mi pare che sia un'occasione, è volata. È un'occasione irripetibile quella di poter fare, qui siete in 4, ci sono 4 personaggi da sceneggiata, in fondo, Compagnone è il cattivo, perché è, no? La Santella che cos'è? Qua ti voglio. Cattivone, la Santella. No, cioè, perché io come fisico potrei fare la caratterista comica. La caratterista. Ruolo che però aborro assolutamente. Sì, lo odio, quello della caratterista. Perché odio gli schemi. Quindi quello di dover fare la caratterista comica solamente perché sono grassa. Non dimenticare che le caratteriste sono state delle grandi artiste. Però, cioè. Lei però fa l'innamorato, pure il fisico, tanto non ci sta. Perché c'è da dire qualche cosa? Già esco sposato. L'innamorato. No, già esco sposata veramente, già con due figli. Oh, Rigillo che ruolo potrebbe avere? Vabbè, che ne l'innamorato. So, se Luigi fa il cattivo, io faccio il comico. Allora io direi... Vabbè, può fare anche un fratello del primo attore. Ecco, allora... Perché il cattivo... Il generico primario. A me piacerebbe che ci fosse... Generico primario, ebbè, l'ha detto che lo fa Compagnone. Il titolo di questa sceneggiata, O figlio della contessa. O figlio della contessa. Scrivete. Ecco, finirà che Compagnone scrive una sceneggiata. Per fare contento io farò una sceneggiata. Magari Luigi scrive un testo per Mario. Ecco, ma vorrei dire questo. Per esempio, chiudiamo 2 battute da sceneggiata fra Mario Merola e Maria Luisa Santella. Improvvisate. Cinematografo. Una dopo Cartiello stava pure tragica e una figura di femmine scannata. Si erano fatte una ventina di rebel che la sala stava già tutta affollata. Questo è di Mario. E già ti pure a sto cinematografo, come si dice, per fatalità. Cioè questo è quello che si svolgeva. No, ma io vorrei un'uscita, vorrei una carrettella finale. Ma fa forse la carrettella. Un finale. La carrettella finale. Io volessi sapere, l'altra Napoli dove sta? Ce la siamo dimenticata. È già la costa lacrima sta America, a noi napolitane. Per noi caccia di ogni mocele Napoli, con mia madre stupata. A questo punto io entro col mantello nero e dico, e figlio, so piezze core. Sì, sono felicissima, sì. Appunto. Perché ce l'hai la... Ce l'ho la stazza. Il fisico di fare felicissima, sì. Lunedì prossimo non andiamo in onda, c'è un film lungo, ci vediamo lunedì 2 aprile. Io ringrazio Mariano Rigillo, Luigi Compagnone, Maria Luisa Santella e Mario Merola e devo dire che al di là di tutto quello che si è detto, Merola è molto simpatico, le sceneggiate sono anche divertenti, però se si cambiasse un po' il contenuto delle sceneggiate non sarebbe male. Comunque, vabbè, insomma, noi l'abbiamo detto, ci abbiamo promesso. Prometto. Grazie a tutti, arrivederci. Thank you.